Ciao ragazzi! Da qualche anno si sente parlare sempre più di motore elettrico. Anzi, sta diventando sempre meno raro incontrare qualche auto elettrica per strada. Una volta, quando si parlava di elettrico, sembrava di parlare di macchine radiocomandate o di golf car. Quindi, niente di serio. Ora, le cose stanno cambiando, ma c'è ancora un po' di ignoranza a riguardo. Oggi quindi vedremo un aspetto di questi interessanti motori. Come funzionano? E lo facciamo dopo la sigla. Prima di iniziare ti ricordo ancora una volta che in descrizione trovi i link ai social. Ti suggerisco di iscriverti per non perderti nulla e se vuoi contattarmi. Ma torniamo all'argomento di oggi. Ultimamente in TV stanno cercando di dare sempre più visibilità alla Formula E e quest'anno, il 2019, abbiamo visto nascere la Moto E, quindi la massima espressione dei motori elettrici nel motorsport, applicata sia alle quattro ruote che sulle due ruote. Certo, per chi è nato e cresciuto seguendo e sognando le gare con auto e moto spinte da motori tradizionali, tra l'altro sempre più performanti, queste categorie spinte da motori elettrici possono sembrare strane e meno emozionanti. E in effetti è l'opinione generale di chi vive nel motorsport. Ma prima di dare un giudizio, che ne dici di saperne qualcosa in più? Diamo prima qualche accenno di storia. È vero che se ne sente parlare spesso da qualche anno, ma in realtà l'origine di un motore elettrico applicato a un veicolo è più vecchia di quanto immagini. Già nel 1832, hai capito bene, 1832, quasi due secoli fa, venne realizzata la prima carrozza elettrica. Il primo prototipo di auto elettrica è stato costruito nel 1884. Ma la Flocken Elektrowagen, spero di averlo pronunciato bene, del 1888 è considerata la prima vera automobile elettrica. Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, i veicoli spinti da un motore elettrico avevano più successo di quelli a motore a scoppio. Ma perché ci fu il cambio di tendenza? Soprattutto per due motivi. Le auto a motore elettrico erano molto lente, a fatica superavano i 30 km orari e le batterie erano piuttosto rudimentali, difficili da gestire e da ricaricare. Nel frattempo però la qualità e l'affidabilità dei motori a scoppio andava migliorando. Di conseguenza le persone preferirono acquistare auto più facili da mantenere, con maggiore autonomia e con la possibilità di ridurre le distanze, avendo una velocità di crociera più elevata. Ma lo sviluppo dell'elettrico, e soprattutto delle batterie, non si è mai fermato. Tanto è vero che ai giorni nostri siamo arrivati ad avere un campionato mondiale di formula e di moto. Ma vogliamo vedere nel dettaglio come funziona un motore elettrico? C'è da premettere che esistono vari tipi di motori. Quelli generalmente usati sulle auto e sulle moto erano i cosiddetti brushless, ma da qualche tempo si sta usando il motore a induzione. Questi tipi di motore fondamentalmente sono costituiti da due parti, uno fisso chiamato statore e uno rotante chiamato rotore. Come lo volevi chiamare un pezzo rotante? Nel motore a induzione, nello statore, sono presenti avvolgimenti a tre bobine che verranno percorse da corrente. In pratica sfrutta il principio dell'elettromagnetismo. Che cos'è? Proviamo a semplificarlo spiegandolo con poche parole. Una corrente che attraversa un conduttore, ad esempio un cavo elettrico, genera un campo magnetico attorno a sé. E maggiore sarà la corrente, più forte sarà il campo magnetico. Quindi queste bobine, quando sono attraversate da corrente, generano un campo magnetico. Variando la corrente alternata, il campo magnetico assumerà diversi orientamenti. Pensa, con la giusta alternanza si genera un campo magnetico rotante. Mettendo un conduttore chiuso formato da molte spire all'interno di questo campo magnetico, si creerà sul conduttore una corrente indotta.
Quindi una seconda forza elettromagnetica che, interagendo col primo campo magnetico rotante, inizierà a ruotare. Questo è quello che chiamiamo rotore. E a questo poi verrà collegata una trasmissione per dare movimento alle ruote. Quindi il motore viene chiamato a induzione perché l'elettricità sul rotore non viene trasmessa per contatto, ma viene indotta. Questo genere di motori ha dei vantaggi, richiedono poca manutenzione, la velocità è controllata gestendo semplicemente la frequenza di alimentazione e sono relativamente semplici da realizzare. Ma hanno un vantaggio ancora più interessante. Quando il rotore viene girato passivamente, cioè quando si smette di accelerare e il peso stesso dell'auto fa, per così dire, girare il motore, questo funge da generatore. In questo modo si può recuperare dell'energia che verrà poi immagazzinata nelle batterie. Inoltre c'è da dire che i motori elettrici hanno maggiore rendimento dei motori a combustione. Nel motore a scoppio il movimento viene generato proprio dallo scoppio, ma oltre a generare movimento, lo scoppio crea anche calore. Proprio per questo i motori a scoppio vengono chiamati endotermici, cioè caldi dentro. Quindi parte dell'energia generata si disperde come calore. Nel motore elettrico invece questo non avviene e il rendimento è notevolmente maggiore, dato che si produce poco calore e ci sono meno attriti. Il punto debole dei veicoli spinti da un motore elettrico sono le batterie. Purtroppo sono ancora pesanti e ingombranti e con autonomia limitata. Lo sviluppo di nuove batterie è in corso. Ne andrebbe a vantaggio della spettacolarità dei campionati menzionati prima. Ma soprattutto, in questo modo si potrebbero vedere più veicoli elettrici in giro. Anche perché dicono che siano ecologici. Ma è davvero così? Davvero inquinano meno dei motori a scoppio? Se vuoi scoprire come stanno le cose, metti un bel like e scrivimelo nei commenti. Probabilmente ne parlerò in un prossimo video. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ho cercato di semplificare al massimo la spiegazione e mi auguro di essere stato chiaro. Ci vediamo prossimamente per scoprire nuovi aspetti del mondo dei motori e intanto ci vediamo su strada.